Infatti, eccoci qui con un nuovo appuntamento di Good Morning Milano. Oggi è martedì 21 maggio, puntata numero 77 del nostro Focus Periferie. E quindi diamo il benvenuto a Walter Cherubini, consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. E lo introduco io oggi, perché insomma è un nostro caro amico, è stato qua tantissime volte con noi, Angelo Mantovani. Buongiorno del Clavicembalo Verde. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti gli spettatori, grazie Fabio. Ho scoperto che non ci siamo visti ultimamente, perché è stata una bellissima novità nella tua vita, che insomma, congratulazioni, sei diventato papà. Grazie. Ecco, della piccola Laura. La piccola Laura, quindi insomma. 3 novembre 2018. È un bel po' che non ci 7 vediamo. Mesi, adesso 3 di giugno 2019. Adesso mi sentivi un po' orfano, Angelo, senza vederti, invece capisco perché insomma. Siamo qua. Dopo soli 7 mesi. Della serie Laura c'è. Laura c'è. Laura è tornata, una volta non c'era, invece questa volta c'è. Grazie. Guarda che Rubini ormai fa anche battute sul Mac, siamo a posto. Il palco è tuo, cioè io non ti ho detto. Il palco oggi è tuo, perché appunto arricchiamo 70, un pochettino. Siamo puntata di Focus Periferie e oggi presentiamo un po', cioè c'è qui Angelo, che non è qua casualmente, ne abbiamo parlato delle scorse puntate, finalmente abbiamo l'ufficialità del nuovo ex concerto in periferia. No, ancora concerto in periferia. Quest'anno si è arricchito di un nome nuovo, anche perché appunto anche il comune quest'anno ha voluto proprio sponsorizzare a livello mediatico la rassegna. Angelo, prego. Dunque, come dicevamo, è l'undicesimo anno quest'anno, quindi stiamo iniziando di fatto un nuovo decennio, 10 edizioni alle spalle, e il 3 maggio abbiamo annunciato l'undicesima edizione di Borghi e Quartieri in Concerto insieme all'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno. E perché questa dicitura? Perché abbiamo voluto dare un senso di continuità, ma nello stesso tempo anche di rinnovamento, ma rinnovamento nel senso di focalizzare la nostra attenzione con positività e anche ottimismo nel valorizzare attraverso la musica, che è sempre stata la nostra mission, i borghi straordinari, i nostri tesori nascosti, e segnalare e circoscrivere i quartieri della nostra Milano. Quindi undicesima edizione, che è partita l'11 maggio dalla più piccola chiesa di Milano, cioè la Gesetta di Luzerte, con un concerto del giovanissimo violinista Leonardo Moretti, e si concluderà il 23 giugno nel quartiere di Gratosoglio, nella chiesa Maria Madre della Chiesa. Insomma, vabbè, Gesetta di Luzerte è molto famoso, ormai qui mi hanno chiuso, ho avuto qua anche l'associazione che la gestiva, un interessante luogo da cui partire. Infatti una delle, dici, la chiesa, davvero la chiesa più piccola di Milano? È la chiesa più piccola di Milano, ma con una forza di sostegno, di partecipazione dei cittadini, e racconto, come probabilmente l'abbiamo già detto in altri appuntamenti, è riuscita a far spostare, allontanare di qualche metro il cantiere della metropolitana 4. Adesso se io andavo una chiesetta che insomma già dagli anni 40 era minacciata da varie vicissitudini edilizie, poi si è passata indenne quelle, è passata negli anni 60, gli anni 70, anche la M4 è dovuto piegarsi, proprio stessa esatto, parola, fare la curva, diciamo, davanti alla chiesetta di Luzerte. Siamo contenti anche perché insomma è uno come quei luoghi, un po' che mi viene in mente la cascina all'interno, uno di quei luoghi dove la cittadinanza per fortuna c'è e per fortuna si fa sentire. Ah, ha una storia millenaria, tra l'altro, infatti, quindi l'esperienza conta da questo punto di vista. L'esperienza conta, insomma, sono quei luoghi davvero che sono belli da raccontare, perché davvero fanno vedere come i cittadini riescono, quando vogliono, a mettersi insieme, superare tutte le difficoltà possibili e immaginabili e salvaguardare la nostra città. Devo dire, insomma, il titolo di quest'anno è interessante perché ci fa capire davvero che cosa e come è fatta la nostra periferia, Walter. Insomma, una periferia fatta sì di quartieri, mi viene in mente, no, periferia San Siro, quartiere San Siro famoso, ma fatta di molti borghi, mi viene in mente, non so, Muggiano, Figino, che ne parliamo spesso, ad esempio. Ah, io farei un attimino un passo indietro, perché questa rassegna è venuta fuori da Consulta Periferie Milano in maniera un po' incidentale. Passiamo da un assessore all'altro, andiamo al 2009, un incontro con l'allora assessore alla cultura Finazzer Flori, che in questo periodo sta impersonando nei teatri italiani il personaggio di Leonardo da Vinci.
E quindi facciamo un incontro allora al Centro Culturale Francescano Rosetum con presidenti di commissione cultura dei loro consigli di zona, presidenti di zona, ma anche con una nutrita schiera di circa una settantina di persone, presidenti di centri culturali e quant'altro, quelli che erano gli incontri periodici con gli assessori per affrontare i temi delle periferie. Finanzer Flori ci lanciò un pochettino una ipotesi di lavoro, ma facciamo un'iniziativa che possa riguardare tutte le periferie. E allora Angelo Mantovani lanciò l'idea di fare una rassegna concerti in periferia. Quindi l'idea era proprio, anzi per certi aspetti la proposta era quella di valorizzare e arricchire anche il territorio periferico e ciascuno dei luoghi e di farli conoscere anche alla cittadinanza attraverso la musica. Questo era il tema per cui facemmo una serie numerosa nei primi anni di concerti, per esempio nelle cascine agricole, proprio con dietro gli animali. Poi ci furono dei problemi burocratici che sarebbero da eliminare, perché la difficoltà maggiore nel fare anche dei piccoli concerti ad archi, per esempio, ci fu nelle cascine comunali per una serie di normative che volevano addirittura tre copie firmate da un professionista, dei planimetrici delle loro cascine, delle cascine comunali addirittura, invece di fornire il comune. È chiaro che a un certo punto i costi erano, per una rassegna che ha d'ingresso libero, i costi erano molto alti e quindi abbandonammo le aree delle cascine agricole che comunque furono valorizzate poi con l'Expo. Ecco, questo per dire come c'è sempre stato un rapporto con l'istituzione, perché il ragionamento delle periferie è che non sono in contrapposizione, ma sono delle parti di città che vanno conosciute e in particolare a Milano sono costruite da antichi borghi che sono carichi di storia ma anche pregnanti di attualità. Ecco perché ritorniamo anche in una linea che poi magari approfondiremo dopo, una valorizzazione dei borghi e quartieri della nostra città attraverso la musica. Io sto guardando appunto il calendario anche di questo interessante manifestazione, insomma, diceva appunto partita finisce al 23 di giugno, e tocca tutte 8 municipi periferici. Qualche nota? Sì. Beh, volevo innanzitutto fare una sintesi, dopo magari ci focalizziamo su alcune iniziative. Beh, è una proposta di 45 concerti complessivi su 37 sedi, naturalmente nei municipi 8, che quest'anno, in cui abbiamo identificato anche i borghi, quindi andiamo, ecco perché da lì il titolo, il rinnovamento del titolo, segnaliamo quelli che sono gli antichi borghi che ancora sono rimasti e che si possono visitare. Nel municipio 2 deve aver definito Rione Buenos Aires e Rione. Esattamente. Quello c'è stato, per esempio, una festa di via in via Vitruvio, sempre l'11, diciamo abbiamo scaldato i motori la mattina dell'11 maggio, perché alle 11 di mattina in via Vitruvio c'è stato il là con un quartetto di fiati itinerante che ha diciamo animato quella che è stata la festa dei Vitruviani, così l'associazione in loco si fa chiamare, per poi arrivare il pomeriggio dell'11 maggio, come dicevamo prima, con il via alla Gesetta di Luserta. Ma detto questo, è appunto un circuito di 45 concerti in 37 sedi, dove ci sono circa 60 enti, associazioni che vi partecipano nel numero complessivo. Abbiamo 12 cori che partecipano in questa edizione, due orchestre, circa una quarantina di musicisti, per un totale di circa 430 persone coinvolte. E devo dire una grande squadra, che vede una grande partecipazione con un entusiasmo, e l'abbiamo visto anche
dalla partecipazione alla conferenza stampa, come dicevo prima, che si è svolta il 3 maggio al lancio della rassegna nella sala stampa di Palazzo Marino. Qualche segnalazione, visto che siamo in questa settimana, sugli appuntamenti che ci vedranno questa settimana. Allora, i prossimi giorni ci vedranno con un fine settimana molto ricco, dove il 24 maggio, venerdì 24 maggio, avremo ben due concerti la sera. Il uno nella parrocchia di San Leonardo Murialdo, con la corale San Leonardo diretta da Fabio Mancini alle ore 20:45. Dall'altra parte di Milano, un altro appuntamento molto significativo, sempre la sera stessa, nella chiesa Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa in Via Nera 24, con un concerto dell'orchestra da camera di Milano Classica diretta dalla bravissima Beatrice Venezzi. E poi proseguiamo sul sabato. So che voleva dire qualcosa, Walter. No, solamente anche per circostanziare i luoghi, per cui siamo San Leonardo Murialdo a Lorenteggio. Invece, nel secondo caso, Via Nera, siamo allo Stadera. Tanto per ritornare alla focalizzazione borghi e quartieri. Assolutamente, giustissimo. E proseguiamo, con sempre facendo questa distinzione, con sabato 25 maggio, dove avremo anche lì due iniziative, una nella parrocchia, nella chiesa di San Cipriano, con la corale della Nuova Polifonica Ambrosiana diretta da Fabio Locatelli, quindi chiesa di San Cipriano ore 20:45, e ritorniamo a Figino, nel borgo di Figino, in un portico di una cascina agricola del 1400. Nel portico, dico, perché le previsioni, ahimè, continuano a non essere favorevoli del tempo. Quindi avremo a uscire da questi portici, andare un fuori, quartetto. Ma il portico è grande. Speriamo che prima o poi si riesca a uscire. Speriamo, perché ogni fine settimana davvero la pioggia è sempre incalzante. Per andare a concludere con un grand concerto corale il 26 maggio nell'anfiteatro di Via Rizzoli, e siamo nel borgo di Crescenzago, con quattro cori che parteciperanno a questo evento in collaborazione con anche la partecipazione del Municipio 3. E ringrazio anche l'assessore Luca Costamagna. Era qua ieri con noi, ieri sera, presidente Alba, accompagnato dall'assessore Costamagna. Abbiamo parlato proprio del quartiere Rizzoli, soprattutto quell'ultima parte appunto del borgo di Crescenzago, di quanto ha bisogno di essere comunque valorizzato, certo, e essere inserito in questi calendari. Quindi sono ben contento che anche questa manifestazione vada da quelle parti. Hai detto però un nome a noi che noi vogliamo particolarmente bene, hai nominato Figino. Sì, il borgo millenario di Figino, che anzi milleunario, quest'anno fa il milleunanno, appena festeggiato il mille anni lo scorso anno. Un borgo che, insomma, è bello che vedere che ogni anno ritorna sempre. E so anche che, insomma, è un punto, diciamo, ci siamo affezionati noi, perché è uno di quei borghi su cui anche tu hai speso, che come consulta per il Friuliano avete speso davvero tanto impegno. Ma diremmo Figino un po' una cartina di tornasole del quel che c'è nella città e quello che la città non conosce della propria città. Ritorniamo, ne avevamo parlato nella scorsa puntata, focalizzando poi il tema dell'Ovest, Piano City. Piano City, sulla stampa, un'intervista a una realtà associativa di Figino, spiazza, il giornalista concludendo: e a Figino viene anche Piano City. E pensa te, già sto inteso. Messa così, che voleva essere però una logica in positivo, nel senso che Piano City raggiunge anche la città. Ma su questo siamo andati un attimino a fare un po' di memoria storica. Ciò che ricordo delle foto, infatti, no? Sì, perché è utile anche documentare le cose. Uno dei temi di consulta Periferia Milano è anche quello di documentare oltre che fare iniziativa. Allora, a Figino in particolare, direi che ci sono alcuni aspetti. Il primo, c'era stato un incontro, la periferia nei quartieri, la cultura
Nei quartieri c'è. Ed era il 2003, intervenne allora l'assessore alla cultura Salvatore Carruba, dove presentammo nel teatro di Figino, si vede dall'immagine, presentammo all'allora assessore alla cultura tutta una le realtà periferiche culturali della zona attraverso la presentazione di libri, cioè i libri che avevano editato queste realtà periferiche. Quindi diciamo che il tema della cultura, e allora eravamo ancora a coordinamento Milano-Ovest, il tema nella cultura in periferia è un tema che abbiamo sempre sufficientemente sottolineato. Andiamo al 2010, l'abbiamo visto scorrere prima le immagini. Nel 2010 ci fu un interessante concerto di pianoforte tenuto da due giovani pianiste, appunto. E quindi il pianoforte è di casa Figino ma da almeno un decennio. Questo qui è il tema, l'abbiamo visto prima, l'immagine appunto del pianoforte. Allora, da lì poi Figino ha tutta una serie di rassegne, poi Angelo proseguirà. Ecco, qui abbiamo una immagine un pochettino storica, vediamo un'immagine di una decina di 10 anni fa proprio, dove al pianoforte abbiamo Angelo Mantovani, mentre come spettatori particolari erano le prove. Beh, un giorno, 10 anni fa, non più giovane, assieme a Bruno Volpone. Ecco, qui abbiamo le giovani pianiste che fecero un concerto a quattro mani, molto apprezzato tra l'altro da un pubblico nutrito. Ecco, questo per dire Piano City, ma Piano City a Figino c'è da 10 anni sicuramente, e Figino si è mosso sempre in una logica cittadina. Da lì ricordiamo, Angelo ha citato prima che Borghi e Quartieri di quest'anno, 11ª rassegna concerti in periferia, parteciperanno 12 cori. Ecco, 12 cori che fanno parte di quel lavoro iniziato nel 2011 con Cori Milano. Ecco, questo è un pochettino il disegno che vogliamo fare conoscere alla città. Anche qua mi sembra che questa foto mi sembra di conoscere ospiti, se non sbaglio, c'è un certo Gianni Bianchi, mi sembra di vedere. C'era Gianni Bianchi della Cascina. Gianni Bianchi anche qua. Giovane Gianni Bianchi, qui eravamo nel 2003, quindi siamo già più di 15 anni fa. Insomma, questo fa capire come in realtà De Rigo c'era l'allora parroco deceduto Don Efrem Bernardi, che fu veramente un fautore della promozione culturale artistica a Figino, perché basti dire che oggi il teatro che abbiamo e che ospita parecchie iniziative fu realizzato proprio su suo impegno, e la comunità cristiana di Figino si fece carico proprio di costruire anche questo luogo, insomma, che è utilizzato anche oggi da tutti. Mi viene da dire che, insomma, chi rimane sorpreso che nel 2019 ci sia cultura, arte, musica a Figino, beh, questi anni forse ha vissuto su un altro pianeta, perché adesso è vero, tutti i problemi di comunicazione che volete, sia a Milano si fa fatica a sapere quello che succede perché sono tante cose, ma insomma qui parliamo dal 2003, insomma parliamo di veramente tantissimi anni, 15 anni fa quasi, cioè più di 15 anni fa, che insomma mi viene da dire che forse, quindi faccio un appello anche subito ai miei colleghi, quando scriviamo certe cose magari prima due controllate anche su Google forse bastava andare, si capiva che insomma la cultura in questi posti c'è forse da prima della polemica sulle periferie, mi viene da dire quasi, cioè c'è a prescindere, perché sono luoghi dove la cultura nasce quasi spontaneamente, soprattutto i cittadini hanno voglia di quello. E se mi consenti, volevo proprio aggiungere questo fatto importante, visto che ho detto tutti coloro che parteciperanno a questi eventi della settimana. Parteciperanno perché la partecipazione è la nostra forza e il nostro motore. Quindi ringrazio, colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutti gli enti, tutti gli amici che in questa edizione e anche in quelle passate hanno partecipato, hanno dato il loro prezioso contributo. E proprio per questa ragione volevo menzionare quelli che sono i cori partecipanti nell'iniziativa che abbiamo detto poc'anzi, del 26 maggio, questa domenica, alle ore 16 in via Rizzoli 39 nell'anfiteatro. Abbiamo il coro Sparkling Water diretto da Valeria Borgognoni, lo Jubilate Città Studi diretto da Carlo Chiesa, lo Jubilante
Singer diretto da Andrea Locati e la Faes Academy diretta da Isenia Badilla, con la partecipazione anche di giovanissimi musicisti della Casa delle Note. Aggiungo anche questo, molto importante, voglio lanciare un invito per l'iniziativa che si terrà al centro, all'auditorium Centro Asteri, il 31 maggio. Perché l'anticipo, anche se manca qualche giorno, perché è un'iniziativa realizzata con la collaborazione dell'associazione Piano Lover, associazione che realizza un concorso per pianisti amatori over 40, avvocati, medici, magistrati, tutti coloro che hanno avuto un percorso di studio, di avvicinamento, di passione nei confronti di questo straordinario strumento che è il pianoforte. Il vincitore assoluto dell'edizione di questo concorso dell'anno scorso, che è il pianista Mattias Fischer, un concorso internazionale, suonerà con l'orchestra, e sto parlando dell'orchestra Classica Viva diretta dal maestro Stefano Ligorati, il 31 maggio alle ore 21 presso l'auditorium Centro Asteria. Il programma, il concerto, straordinario concerto in La minore di Robert Schumann e niente poco di meno che la Quinta Sinfonia di Beethoven. Quindi vi aspettiamo numerosi. Insomma, neanche sui miei solo arte, cultura, musica, anche qualità mi è da dire, nel senso che insomma non è nulla togliere ad altre rassegne, ma insomma è una rassegna di quelle fatte bene, costruite bene, undicesima edizione, insomma, ormai siete dei maestri in questo, no? Ma diremo che la direzione artistica di Angelo Mantovani sicuramente ha garantito un profilo alto. Qui mi ricordo a Nocetum, Suor Gloria Mari, che appunto commentando questa venuta, questi concerti in periferia, appunto si pensava che nel piccolo borghetto di Nocetum arrivasse qualcuno un po' raccattato per strada, invece si stupì di questo atteggiamento di attenzione, un luogo così piccolo con delle personalità musicali così brave. Ecco, questa è un po' la connotazione, nel senso che la periferia sa esprimere qualità, nello stesso tempo è giusto anche che in periferia ci siano delle iniziative di qualità. Cioè, questo, la periferia è una parte bella della città, anche in molti posti belli. Se uno va a Nocetum ci sono tutta una serie di realtà interessanti da scoprire e da apprezzare. Ecco, per cui questa è la cifra della periferia che vogliamo porre, quindi non ha niente a che vedere con il degrado. Associare periferia e degrado è un errore proprio concettuale, e chi fa questo fa un errore concettuale. Vuol dire che corre dietro ai problemi. Quando un luogo è brutto, diventa periferia, allora mi interesso della periferia. No, è sbagliato. Per questo che bisogna interessarsene prima, e per quello che è anche giusto che chi fa comunicazione, quando va in un luogo, si attrezzi un pochettino sui documenti, su quello che c'è in questo luogo. Poi non è che si può sapere sempre tutto, ma questo qui è esattamente l'approccio che bisogna avere. Con Consulta Periferia Milano abbiamo cercato di mantenere vivo questo tipo di approccio e anche di arricchirlo. Faccio solamente una chiosa, con i circa 100 concerti che anche quest'anno verranno messi in campo, perché c'è la rassegna Borghi e Quartieri adesso, concerti in periferia, che quindi sono maggio e giugno, ma poi c'è anche il percorso di Cori Milano, nata nel 2011, quindi anche qui ormai siamo alla novena, decima edizione. E l'anno scorso 59 concerti con 39 cori che si sono resi disponibili a cantare nei vari luoghi della città. E poi da maggio fino a novembre la rassegna Per nutrire l'anima, avviata nel 2015. Quindi questo fa un complesso di circa 100 concerti che si vanno ad assommare con i precedenti 700 concerti. A fine 2019 avremo un bagaglio di esperienze, di qualità, di conoscenze che vale 800 concerti. Wow. 800 concerti, tutti quanti, ricordiamo, a ingresso gratuito, tutti quanti fatti da cori che hanno voluto portare cori, anzi, che nascono nelle musicisti, quasi sempre musicisti tutto, che nascono quasi sempre nelle periferie, ma che comunque vogliono portare nelle periferie la propria cultura.
Angelo, siamo in chiusura, credo, beh sì, siamo ormai in chiusura. Prima di chiudere vuoi appunto darci le ultime indicazioni, dove possiamo trovare ad esempio il programma? Nei luoghi, allora nei siti www.elclavicembaloverde.com, periferiemilano.com, fondazionemilanopolicroma.com e nei luoghi naturalmente che del programma della rassegna, che si trova distribuito ovviamente in tutti i luoghi toccati dalla rassegna stessa e naturalmente anche quest'anno non possiamo non andare, prima Walter diceva il Nocetum, certamente ci saremo, la data del Nocetum è il 15 di giugno, adesso vado a random ma ve li voglio citare, poi magari ci ritroveremo cammin facendo, e saremo anche con il concerto dedicato alla comunità cinese nella Santissima Trinità, Chiesa Santissima Trinità, l'8 di giugno, fino a Villa Scheiber il 22 giugno con un evento dedicato a dei giovanissimi violinisti. Quindi noi, come dire, vi aspettiamo come ogni anno sempre più numerosi. Walter, lascio te la chiusura. Sì, solamente vuoi darci qualche indicazione? Musica, ma in un complesso che vale per arte, musica, storia. E quindi abbiamo presentato la scorsa settimana il risultato di un'iniziativa che è quella di individuare percorsi nei borghi e quartieri della periferia milanese, nei 100 borghi e quartieri della periferia milanese e anche qualcuno in più. Fino adesso abbiamo individuato tra luoghi e percorsi 48 possibilità già da praticare. In particolare voglio segnalare domenica il quartiere del QT8 sarà al centro dell'iniziativa Quoto Volante, e dove ci saranno 7 occasioni di percorsi per conoscere la storia del QT8, che è una storia appunto anche di architettura e quindi di arte da un certo punto di vista. Insomma, come continuiamo a dire, la periferia, anzi ha da insegnare, cominciare a dire, altro che riportare il centro, le periferie, quella cosa lì, ha veramente da insegnare su quello che vuol dire fare cultura e portare la cultura in giro per la città. E se questo succede dobbiamo comunque ringraziare anche e tanto personaggi come Walter e come Angelo, che davvero continuate imperterriti dopo 11 anni a portare questo bellissimo rassegna in giro per la città. Con tanti amici, peraltro, perché altrimenti... Immagino che sono, però... complimenti, prendetevi complimenti, che secondo me soli non si fa tanta strada. Ecco, forse anche grazie a questa umiltà si riesce anche appunto ad andare avanti. E consulta Periferia Milano, ricordiamo quante associazioni fanno parte di Consulta Periferia Milano. Attualmente 39, con operativamente lavori assieme ad altre 150 realtà associative. Che quindi... Perfetto. Diamo anche però le contatti di Clavicembalo Verde, così giusto se qualcuno vuole contattarti, vuole seguire. Noi siamo su Facebook, naturalmente abbiamo la nostra pagina Clavicembalo Verde e poi il nostro sito www.elclavicembaloverde.com. Grazie ancora e alla prossima. Perfetto, grazie mille davvero Angelo, grazie mille Walter, noi ci vediamo martedì prossimo per la nostra 78esima puntata, quindi aspetto di sapere chi ci porterà il martedì prossimo. Angelo, grazie mille davvero, complimenti e buon concerti, allora ci si vede grazie. In giro nei vari concerti. Grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito, come sempre appuntamento con Morning Milano torna domani sempre alle 12.30 qui su Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.